Quest'anno ricorre il 77° anniversario dell'eccidio dei 15 martiri di Piazzale Loreto da parte dei nazifascisti. Fu quella una delle più tragiche vicende della resistenza italiana e della repressione nazifascista. L'ordine partì dal capitano della Gestapo, Theodor Seewecke, Gestapo che aveva sede nel comando nazista dell'ex Albergo Regina. E la fucilazione avvenne la mattina del 10 agosto del 1944 di 15 partigiani antifascisti rinchiusi nel carcere di San Vittore alle prime ore dell'alba. Con quella azione i nazifascisti pensavano di terrorizzare la popolazione e soprattutto di separare il consenso della popolazione dai partigiani, dalle formazioni partigiane. Ma con quella terribile eccidio i fascisti ottennero l'effetto opposto, perché la Milano democratica e antifascista non dimenticò mai quella terribile azione. I corpi dei 15 rimasero per tutto la giornata del 10 agosto, era una giornata caratterizzata da un caldo torrido, lasciati sul selciato, insultati dai repubblichini della Muti e della Guardia Nazionale Repubblicana, e i milanesi non dimenticarono mai quell'orribile strazio dei corpi. Noi quest'anno organizziamo, come sempre, come Comitato Permanente Antifascista, la cerimonia istituzionale la mattina e alla sera una cerimonia invece alla presenza del pubblico, senza la presenza delle istituzioni. E abbiamo comunque pensato di affidare a Massimo Castoldi, nipote di Salvatore Principato, uno dei 15 martiri. Salvatore Principato insegnava alla scuola elementare Leonardo da Vinci. Ed era il più anziano, aveva più di 50 anni, se anziano si può definire un uomo di 50 anni. Massimo Castoldi ci terrà una lezione importante, una ricostruzione storica importante e molto precisa e molto puntuale di quella storia terribile, delle vicende intrecciate. Che si sono intrecciate, delle vite che si sono intrecciate dei 15 martiri di Piazzale Loreto e di quella terribile giornata del 10 agosto. Ricordo che Massimo Castoldi poi è stato autore di un importante libro su Piazzale Loreto che noi abbiamo divulgato come Ampi Provinciale di Milano. Ecco, io quindi. Al mio intervento, brevissimo intervento, alla mia brevissima introduzione, seguirà poi l'intervento, la ricostruzione storica molto precisa di Massimo. Grazie a tutti e buon ascolto. Allora, buongiorno, io sono Massimo Castoldi, autore del libro Piazzale Loreto, l'eccidio e il contrappasso, pubblicato da Donzelli alla fine del 2020, e in quanto tale sono qui a raccontare la vicenda di Piazzale Loreto 10 agosto 1944, un episodio molto circoscritto, ben definito, ma che costituisce l'emblema della memoria della resistenza e dell'oppressione nazista e fascista a Milano. Sappiamo tutti, credo, a Milano, o quasi tutti, che lì furono uccisi 15 uomini. Se non lo sappiamo, basta andare oggi sul piazzale Loreto, all'angolo con via Andrea Doria, e leggere i loro nomi sulla grande stele in granito rosso che li ricorda. Ma molte altre cose non le sappiamo. E prima di parlare di loro, penso sia opportuno ricostruire, fare qualche considerazione su quelli che erano a quel tempo gli uomini e i poteri che governavano la città. Perché Milano, nel 10 agosto del 44, era da quasi un anno, dal settembre del 1943, occupata dai tedeschi. Il comandante supremo delle SS,
e della polizia in tutto il nord Italia era il generale di corpo d'armata Karl Wolff, nominato direttamente da Himmler. Alle sue dipendenze c'era il capo delle SS per l'Italia del nord-ovest, il generale di brigata dell'SS e della polizia Willy Tensfeld, che aveva il compito di realizzare il coordinamento strategico tra le SS e le forze italiane proprio nella battaglia contro la resistenza, contro i partigiani, per la repressione di tutte quelle iniziative che nascevano dall'insofferenza dei cittadini milanesi verso questa forma di oppressione. Il generale Tensfeld aveva il suo quartiere generale a Monza e alle sue dirette dipendenze c'era il generale Ernst Wening, a sua volta superiore di quel colonnello von Goldbeck, capo del presidio militare, comandante del comando di Piazza Tedesco a Milano, che firmava spesso decreti di ordine pubblico. Nei nostri archivi ce ne sono alcuni da lui firmati. Accanto a questa linea di potere tedesco ce n'era un'altra, la Polizia di Sicurezza, il Servizio di Sicurezza, che aveva sede a Milano all'Albergo Regina, in via Silvio Pellico, e che era comandato per la Lombardia, il Piemonte e la Liguria dal colonnello Walter Rauf, alle cui strette dipendenze c'era il capitano Theodor Emil Sedeke. Queste due catene di potere tedesco, la Polizia di Sicurezza e il Servizio di Sicurezza da una parte e l'ufficio del comandante supremo dell'SS e della Polizia dall'altro, interagivano evidentemente tra loro, ma qualche volta anche in conflitto, e agivano anche in modo indipendente. Fu il comando della sicurezza, quello di stanza all'Albergo Regina, a firmare l'eccidio sulla stampa, sia nei manifesti che vennero pubblicati, sia in tutti i luoghi dove in qualche modo l'eccidio fu dichiarato e denunciato. Dall'altra parte c'è il potere fascista, perché non dobbiamo dimenticare, anche se spesso lo si fa, che Milano era dominata da questi presidi ben strutturati dell'SS, ma era governata da un sistema di potere della Repubblica Sociale Italiana che dall'8 settembre era diventato il centro del potere fascista nell'Italia settentrionale. E quindi anche dei ruoli fascisti bisogna parlare. C'era un prefetto, allora si chiamava capo della provincia, che era Piero Parini, che era stato il podestà di Milano fino all'aprile del 44. C'era un questore, Alberto Bettini. C'era il federale fascista, che era il segretario federale che rappresentava a livello provinciale il partito fascista, ed era Vincenzo Costa. C'era la Guardia Nazionale Repubblicana, che era l'esercito della Repubblica Sociale, perché l'esercito italiano era in buona parte rimasto fedele alla monarchia e comunque non era riconosciuto come l'esercito ufficiale della Repubblica. Anche quelle parti che erano passate con i fascisti non era riconosciuto come l'esercito ufficiale della Repubblica Sociale Italiana. Quindi c'era il comando della GNR col colonnello Gianni Pollini, c'era l'UPI, l'ufficio politico investigativo, che era al servizio della GNR e che era comandato e aveva il compito di segnalare anche qui i partigiani, perseguitare, fare rappresaglie, ed era il maggiore Ferdinando Bossi. C'era un podestà, che era quello che oggi è il sindaco, Guido Andreoni, e c'era anche la Legione Muti, una legione autonoma fascista, un corpo militare che era legato in maniera stretta col comando della Repubblica Sociale, con la Guardia Nazionale Repubblicana, ma aveva anche una sua autonomia e che spesso agiva nelle azioni più brutali, gli arresti, le fucilazioni, i rastrellamenti. A suo capo era il colonnello Franco Colombo. Ecco, di tutti questi uomini, di tutti questi comandi militari e civili tedeschi e italiani, soltanto il capitano dell'SS, Theodor Emil Sedeke, che fu processato e condannato per l'episodio di Piazzale Loreto. E fu condannato il 9 giugno del 99, dopo un processo tardivo dal Tribunale Militare di Torino. Come
come scrive la sentenza, fu condannato all'ergastolo e quindi avvenne un'inchiesta molto approfondita, poi vedremo anche su quali materiali, fu condannato per aver inserito i nomi dei prigionieri nella lista dei soggetti da fucilare, per averne disposto il prelevamento dal carcere e per averne ordinato alla fine la fucilazione. Quindi fu lui l'ultimo anello di una catena complessa, di un'interazione complessa tra tante persone, tra le quali forse solo il podestà Guido Andreoni non risulta coinvolto, che rimane una figura completamente nell'ombra. Tutti gli altri in qualche modo furono coinvolti, nel senso che sapevano, erano informati dell'episodio. La situazione era molto tesa. Il comando nazista stava già maturando in quel periodo una certa consapevolezza che poteva andare verso una sconfitta. Proprio quel 10 agosto del 44, a Strasburgo, nella Francia occupata, si erano riuniti 77 uomini del potere politico ed economico della Germania nazista per organizzare il dopo. Già percepivano la sconfitta. C'erano Martin Bormann, il ministro degli armamenti, c'erano molti industriali, finanzieri, banchieri, c'era Fritz Thyssen, e stavano già incominciando a pensare come trasferire denaro in Svizzera, in Spagna, in Argentina, per cercare di organizzare il dopo, per mettere a sicuro i propri capitali. Nascevano in quel periodo già delle complicità trasversali complesse, solo parzialmente indagate. I nazisti stavano già pensando a cosa sarebbe successo se avessero perso. Questo non impedì certamente di fare le stragi, le rappresaglie e gli eccidi che fecero in quei mesi, come quello di Piazzale Loreto, ma creò sicuramente delle difficoltà nel dopo, nel ricostruire le indagini, nell'accertare le verità, le responsabilità su tutti questi fatti. E per quanto riguarda l'episodio di Piazzale Loreto, sicuramente pure rimasero così molti vuoti. Indubbiamente l'eccidio volle mostrare nel modo più sanguinario possibile a Milano la forza del potere, ma nello stesso tempo mostrò anche la sua debolezza. A Milano c'era anche una resistenza molto organizzata, molto strutturata. C'erano le Brigate Garibaldi con i GAP, questi piccoli gruppi di azione che compivano delle azioni mirate contro sabotaggi, anche uccisioni di figure singole che avevano delle responsabilità forti nella repressione della lotta partigiana. C'erano le Brigate Matteotti, di ispirazione socialista, mentre quelle Garibaldi avevano un'anima più vicina al Partito Comunista, ma soprattutto c'era una rete fittissima di resistenza molto diffusa, che diffondeva informazioni, perché la stampa ufficiale non diceva né quello che succedeva fuori, quindi gli esiti della guerra, né tantomeno quello che succedeva dentro, era chiaramente una stampa pilotata. Quindi c'era bisogno di informare la popolazione, c'era bisogno di dare supporti logistici alla resistenza, c'era bisogno di agire a tutti i livelli. Questi uomini ovviamente operavano all'interno di questa fitta e complessa rete. Ci fu un pretesto dichiarato per l'eccidio. L'8 agosto, alle 8:15 della mattina, esplosero due bombe, una dopo l'altra, sotto un autocarro tedesco in Viale Abruzzi, all'altezza del numero 77, l'incrocio con Via Paganini, vicinissimo a Piazzale Loreto. Fu un attentato anomalo. Fu un attentato anomalo, e se l'intenzione era quella di mettere in difficoltà il potere tedesco, fu un attentato fallito, perché non rimasero vittime di questo attentato né militi fascisti né tantomeno soldati tedeschi. Anzi, c'è un aspetto, se vogliamo, madornale in tutta questa storia. Fu ferito, e questo ci viene da fonti di documentazione fascista, non certamente partigiana, fu ferito un solo autista tedesco, leggermente, con una scheggia da una di queste bombe. E resta un fatto piuttosto critico il fatto che ci fossero due camion
in piena condizione di guerra, con un solo tedesco a bordo, quando un qualsiasi mezzo militare, lo sappiamo tutti, chi ha vissuto la vita militare lo sa, vedrei almeno due persone, figuriamoci in tempo di guerra, quindi almeno quattro nazisti ci dovevano essere. Ma non risulta, non è nessun documento. Ho avuto l'avventura di incontrare un testimone oculare di quella bomba che viveva in zona, Giacomo detto Nino Barberis, che ebbi modo di intervistare, ora non c'è più, ebbi modo di intervistarlo nel 2013, abitava in Viale Abruzzi a 72, proprio a 20 metri di distanza dalle bombe. Quel giorno sentì lo scoppio, si affacciò alla finestra, vidi un uomo caduto e la folla a correre, poi scoppiò della seconda bomba che fece qualche vittima in più. E Barberis, vivendo sulla zona, sentì anche tante chiacchiere, tanti discorsi della gente. Uno di questi è che i nazisti erano andati, che erano presso i camion, erano andati a bussare alla siregenesca di un barbiere per farsi fare la barba. È una vox populi che potrebbe essere vera come non vera, ma giustificherebbe forse l'assenza dei nazisti in quel punto, ma fu anche per loro una grande mancanza di consegna. Quindi tutti ebbero interesse a occultare questo episodio. Morirono sul colpo tre uomini e una donna. E poi per le ferite riportate in vari ospedali milanesi, altri uomini, uno all'ospedale 28 ottobre, uno alla Guardia Medica di Porta Venezia. Tutte queste informazioni io le ho ritrovate finalmente con una certa precisione andando a cercare tra le carte dell'obitorio, dove questi elementi sono abbastanza precisi, e posso quindi dire con una certa buona certezza, non c'è mai certezza in queste cose, perché ci può essere un morto che non è neanche finito all'obitorio, come si fa a saperlo, ma con una buona certezza che in quell'occasione morirono una donna e otto uomini, di cui il più giovane era un ragazzo di 13 anni. E questi sono i dati che sono riuscito a sapere. L'attentato non fu mai rivendicato. Non è riconoscibile in questa bomba la matrice gappista, perché i GAP agivano in azioni molto più mirate, molto più puntuali. La matrice gappista potrebbe essere riconosciuta nell'altro attentato che viene citato dai nazisti come una dei pretesti per l'eccidio di Piazzale Loreto, quello del capitano delle GNR Marcello Mariani, che pare fosse stato il delatore dei tre fucilati, dei tre ferrovieri fucilati alla stazione di Greco il 15 di luglio, e che fu ucciso da un'azione mirata che andò a colpire lui, puntualmente lui, nella quale riconosciamo molto di più la mano dei GAP rispetto alla bomba di Viale Abruzzi, che sembra proprio un'azione fatta da un solitario. Quello che è certo è che in tutto questo non morì nessun tedesco, non morì nessun fascista, tranne il Mariani, che fu ucciso in quel frangente, e di conseguenza non si può parlare storicamente di rappresaglia in nessun modo, e l'eccidio di Piazzale Loreto sembra, da tanti elementi, qualcosa che comandi fascisti di cui ho parlato prima, i nazisti, avevano in mente di fare e abbiano solo preso un pretesto per farlo in quel frangente e in quel momento. C'era l'idea di fare questo eccidio, che era diverso da tutti quelli precedenti, ne erano fatti altri, soprattutto i fascisti a Milano, ma nessuno in pubblica piazza, lasciando i corpi esposti per l'intera giornata fino al tramonto, come avvenne il 10 agosto del 44 in piena estate. Fu una cosa clamorosa. Molti milanesi si resero conto lì di che cos'era il fascismo e il nazismo, perché la prima volta che vedevano la violenza premeditata e un po' anche disperata per certi aspetti di questi poteri, che erano evidentemente in difficoltà. Infatti fu un segno di debolezza, perché la resistenza ebbe molto consenso dopo il fatto di Piazzale Loreto, riprese forza. Molti giovani e non giovani si entrarono nelle file della resistenza, quindi
decido di piazzare Loreto teme anche l'effetto contrario. Quello che sconcerta per molti aspetti è che su tutto questo non si è mai indagato adeguatamente. Qualcosa fu fatto fin dall'inizio, il comando alleato fece un'inchiesta subito nel 1946, inchiesta che fu realizzata con molta attenzione, devo dire, intervistando nazisti e fascisti che erano stati in quel momento prigionieri, intervistando i parenti delle vittime, intervistando le guardie carcerarie, intervistando le segretarie dei nazisti. Un mosaico di testimonianze molto intricato che viene a costituire quel fascicolo 2167, che poi però doveva essere usato per avviare un'inchiesta e quindi un processo contro i responsabili, che erano allora tutti vivi, e non fu invece fatto e finì nel più volte citato armadio della vergogna, dove rimase nascosto, poi a un certo punto uscì, qualche inchiesta su Seve che fu fatta, ma di fatto solo nel 99 fu fatto il processo contro Teo Seve, che tutti gli altri erano morti. Solo Seve che fu riconosciuto quindi colpevole. Il suo superiore, Walter Rauf, dopo essere stato in giro per mezzo mondo, anche in Medio Oriente, legato a servizi segreti di mezzo mondo, morì in Cile, riabilitato ovviamente dal generale Pinochet, nel 1984, senza essere mai stato processato, portandosi dietro una quantità di segreti che ovviamente avrebbero messo forse in difficoltà molti. E Tensfeld, Willy Tensfeld, che aveva il comando a Monza, fu processato, ma poi fu derubricata il fatto di piazzare Loreto, ma va detto, ed è un fatto determinante, che ben sei degli uomini che erano stati arrestati e poi che furono fucilati in piazzale Loreto furono arrestati dal generale Tensfeld e portati nel carcere di Monza, le sue strette dipendenze, poi dopo consegnati solo ai primi d'agosto al controllo della polizia del comando di sicurezza e trasferiti nel carcere di San Vittore. Quindi il generale Tensfeld, se non fu direttamente responsabile dell'eccidio, fu comunque responsabile degli arresti. Il generale Tensfeld si interessava molto anche ai partigiani che combattevano sulle montagne, e quegli uomini che furono arrestati da lui erano in relazione stretta con i partigiani che combattevano sulle montagne. Quindi non ci fu una vera e propria rappresaglia, fu un'azione violenta, un segno di manifestazione, una prova di forza. Si volevano uccidere quei 15 uomini, si volevano lasciare per un'intera giornata allo sguardo della folla e della popolazione milanese. Un cartello posto tra i corpi rivendicava l'eccidio da parte del comando tedesco, un manifesto attaccato alla palizzata ne rivendicava la paternità fascista. Quindi i tedeschi diedero l'ordine, i fascisti della Brigata Muti eseguirono la fucilazione, i fascisti della Guardia Nazionale Repubblicana presidiarono il territorio. Perché piazzale Loreto? Piazzale Loreto era sì vicino a dove erano avvenuti gli attentati, piazzale Tonoli, che poi è diventato piazza Ascoli, e viale Abruzzi, e questo è un fatto. Molti degli uomini che furono uccisi abitavano nella zona. Ma Piazza Loreto era anche un luogo fondamentale, perché da lì, uno snodo fondamentale, perché da lì partivano e arrivavano i tram che portavano gli operai nelle fabbriche di Sesto San Giovanni, la Breda, la Falck, la Ercole Marelli, la Pirelli. E dall'altra parte arrivavano gli operai alla Bianchi, in Viale Abruzzi. Quindi molti di questi uomini, se non tutti, erano stati coinvolti nell'organizzazione di quegli scioperi nel marzo 44, che erano stati una delle proteste più significative in tutta Europa contro l'occupazione nazista. E quindi il luogo di piazzale Loreto era un luogo fortemente simbolico. Inoltre, in quella zona c'erano molti centri di resistenza
tra il quartiere di Casoretto, Viale Lombardia, il Politecnico. Quindi il luogo era un luogo strategico, mirato, la gente di lì passava, la gente fu costretta, e ce ne sono testimonianze, a non finire, a vedere, a guardare, sgomenta in silenzio per tutta la giornata, almeno fino alle 18 di sera, se non fino alle 20, perché si parla anche del sole che tramonta, da parte di alcuni, quello scempio di cadaveri. Ma torniamo a chi erano questi 15 uomini. È molto difficile ricostruire le loro storie, andava forse fatto subito. Molti li conoscevano, non si è pensato negli anni immediatamente successivi alla liberazione di ricostruirne le storie. Ci sarebbero state molte testimonianze, ci sarebbero state molte informazioni in più, perché ovviamente agivano in clandestinità, e quindi in clandestinità le tracce che vengono lasciate sono esigue. Spesso un uomo agisce senza conoscere neanche qual è tutta la catena, la filiera della sua azione. Conosce quello con cui interagisce prima e quello con cui interagisce dopo, ovviamente anche per una questione, anzi solo per una questione di sicurezza, di protezione, perché ovviamente se dovesse parlare fa solo due nomi e non fa il nome di tutta una catena di contatti. Quindi le catene sono frantumate. Non tutti sanno di tutti, e forse nessuno riesce a conoscere interamente il meccanismo. Quindi è molto difficile ricostruire le relazioni di questi uomini. Quasi sicuramente non erano gappisti. Uscì un manifesto da parte della Federazione Milanese del PCI, poco dopo la loro fucilazione, nel quale è proprio scritto che nessuno dei 15 assassinati apparteneva ai GAP. Non possiamo dire, riconoscere questa cosa con certezza, perché potrebbero averlo fatto per un depistaggio, ovviamente, no? Perché questo manifesto è uscito che c'erano ancora i nazisti e i fascisti al potere, quindi potrebbe essere un tentativo di depistaggio, potrebbe essere una dichiarazione ufficiale. Dalle biografie, molti sicuramente non erano gappisti, qualcuno potrebbe esserci. I nazisti li stigmatizzarono subito come GAP, perché i GAP erano la forma, se vogliamo, più evidente, di punta dell'azione della resistenza. La liberazione, come i nazisti sentivano la fine, i partigiani sentivano la liberazione vicina, e quindi si doveva agire, e si sapeva che bisognava salvare il paese, perché i nazisti avrebbero distrutto, e i fascisti con loro, avrebbero distrutto, avrebbero depredato prima di lasciare il paese. Bisognava difendere gli impianti industriali, bisognava difendere le dighe in alta montagna, che potevano essere fatte saltare. Bisognava difendere la gente, il patrimonio artistico, culturale, la gente comune dai nazisti e dai fascisti, e in parte in questo hanno lavorato i 15 martiri. E la loro attività mutava a seconda delle circostanze, a seconda dei momenti. Non era politicamente sempre rigorosamente connotata, nonostante alcuni di loro avessero un'altissima coscienza politica e un'educazione politica molto alta, una cultura politica. Io penso a Giulio Casiraghi, operaio comunista, o a Libero Temolo, altro operaio comunista, ma anche a Umberto Fogagnolo, azionista, a Salvatore Principato, mio nonno, maestro socialista e intellettuale che aveva lavorato all'interno delle organizzazioni socialiste fin dai tempi della nascita del fascismo, o a Vittorio Gasparini, cattolico militante che era stato nella FUCI, che era in contatto con quelli che erano poi gli organismi che avrebbero dato vita alla Democrazia Cristiana dopo la liberazione. Quindi molti avevano un'alta coscienza politica, altri meno. Non era quello l'elemento determinante, soprattutto interagivano tra loro, cioè Casiraghi lavorava con Fogagnolo, un azionista e un comunista, all'interno della Ercole Marelli, Fogagnolo dirigente, Casiraghi operaio, quindi non c'era neanche una condizione classista e non c'era uno scontro generazionale. Si va dai 52 anni di Salvatore Principato, mio nonno, ai 18 di Renzo Del Riccio, quindi c'era anche le generazioni lavoravano insieme. Il gruppo arrestato
da Tengsfeld era un gruppo molto compatto e furono arrestati tutti in sequenza e portati al carcere di Monza. Mio nonno l'8 luglio, Salvatore Principato, Soncini il 9 luglio, Renzo Del Riccio l'11 luglio, Giulio Casiraghi il 12 luglio, Sergio Fogagnolo il 13, e poi Domenico Fiorani il 25. Fu evidentemente un'unica operazione. Fu evidentemente un'unica operazione che volle colpire probabilmente gli organizzatori degli scioperi e coloro che svolgevano una insistita propaganda clandestina. Faccio un solo esempio. Quello di Fiorani, Domenico Fiorani, che lavorava alla Falck insieme con Vitale Vertemati, diffondeva in fabbrica la stampa e la propaganda clandestina che riceveva tramite suo cugino Eugenio Sighinolfi, che veniva a Milano in Piazza Susa ed entrava in contatto con la rete che gestiva mio nonno e che aveva dei diffusori in alcuni negozi del territorio, in particolare la cartoleria Perini di Via Lombardia e i calzolai Ferrarini di Via Gran Sasso e di Via Pecchio. Lo dico con questa precisione perché la precisione aiuta anche a capire certe dinamiche, e a capire la rete come agiva, come funzionava. Ovviamente nella rete c'erano anche le spie, perché tutti o quasi tutti i 15 sono stati denunciati da delatori che operavano, facevano il doppio gioco, operavano all'interno della resistenza. Quindi c'erano anche le spie, c'erano anche i delatori. Io so che mio nonno era in contatto con Emidio Mastrodomenico, il quale era una guardia di polizia, un poliziotto che lavorava al commissariato di Lambrate e lavorava insieme con Franco Castelli, pittore che poi fu arrestato con loro e doveva essere fucilato con loro, invece fu mandato nel campo di concentramento di Flossenburg e di Dachau ed ebbe la ventura di tornare vivo e quindi di lasciare delle testimonianze. E Castelli proprio ricorda di aver incontrato mio nonno in carcere il giorno prima della fucilazione e ricorda il suo gruppo, nel quale c'erano dentro anche Bravin e Galimberti. Quindi la rete si definisce, erano uomini che lavoravano in qualche modo all'interno di un sistema che ho trovato anche tracce quanto mai esili di rapporti e di conoscenze tra mio nonno e Libero Temolo, che risalgono addirittura agli anni anteriori al 43, il mio nonno con Angelo Coletti, che lavoravano insieme nel centro interno socialista, insieme a Soncini, addirittura nel 34. Quindi, ricostruendo la trama, viene fuori che questi uomini in qualche modo si conoscevano. Addirittura Gasparini, cattolico, e mio nonno avevano una conoscenza in comune, non so se si conoscessero tra di loro, ma avevano una conoscenza in comune, il dottor Sandro Beltramini, figlio del noto avvocato socialista Andrea Beltramini, che interagiva con la Quinta Armata americana. Non so se mio nonno e Gasparini si erano in qualche modo parlati, probabilmente no, probabilmente sì, senz'altro in clandestinità, ma tutte e due avevano un riferimento in Beltramini. Erano uomini profondamente diversi tra di loro. Per età, abbiamo visto, per professioni, alcuni erano laureati, Fogagnolo e Gasparini, altri erano semplici operai, culture politiche diverse, più o meno profondamente assimilate, oppure nel caso di Mastro Domenico non si può parlare di una vera e propria cultura politica, ma anche per altri, anche perché erano più giovani, quelli che avevano 18-20 anni, ma lottarono insieme, uniti da un'unica obiettivo, che era quello di difendere l'Italia dalla oppressione nazista e fascista che, anche se ormai in crisi per tanti aspetti, era minacciosa, perché avrebbero distrutto, fatto del male al paese. Bisognava evitare soprattutto questo, perché ovviamente il mostro non muore senza sputare prima fuoco, no? E uniti anche da grandi ideali di
di solidarietà, di giustizia, che il fascismo aveva annientato, aveva distrutto fin dal suo nascere. Non basta quindi ricordarli, questi uomini. Non devono essere più soltanto quelle spente epigrafi che nella poesia del 52 Salvatore Quasimodo vide sulla lapide in Piazzale Loreto, nella sua celebre poesia, ma bisogna incominciare a fare lo sforzo che io col mio libro su Piazzale Loreto ho cercato di fare. Bisogna incominciare a conoscerli, questi uomini. Non basta solo ricordarli. E voglio chiudere con i loro nomi, proprio perché ognuno di questi nomi deve essere qualcosa di più di un nome inciso su una lapide, e quando li andiamo a guardare, quando andiamo a guardare quella lapide, dobbiamo far rivivere le loro storie, perché le loro storie hanno molto da dirci e da raccontarci, per farci vedere la complessità e la qualità del loro messaggio. Antonio Bravini, Giulio Casiraghi, Renzo Del Riccio, Andrea Esposito, Domenico Fiorani, Umberto Fogagnolo, Tullio Galimberti, Vittorio Gasparini, Emidio Mastro Domenico, Angelo Poletti, Salvatore Principato, Andrea Ragni, Eraldo Soncini, Libero Temolo, Vitale Vertemato.